Negli ultimi 10 anni la radioterapia ha avuto un'evoluzione tecnologica notevole, passando dall'utilizzo di tecniche più rudimentali, a tecniche più moderne che permettono oggi di colpire con estrema precisione il bersaglio, in questo modo massimizzando gli effetti sul bersaglio tumorale che si vuole colpire e proteggendo contemporaneamente gli organi, sani. Le tecnologie di cui oggi si avvale la radioterapia di precisione sono l'utilizzo, ad esempio, della TAC prima della seduta di trattamento, che permette di andare a posizionare il paziente in maniera corretta, o l'ultima frontiera è rappresentata dalla radioterapia guidata dalla risonanza magnetica. Una tecnica che ci permette di utilizzare la risonanza magnetica per guidare il trattamento radioterapico e quindi riuscire a visualizzare con estremo dettaglio il bersaglio e andare a mirare con estrema precisione sullo stesso. E questa evoluzione tecnologica si unisce chiaramente all'esperienza del clinico, che sa quando applicare una determinata tecnologia così da fornire il miglior trattamento possibile per il paziente.